con la barca, faccio parte di questo gruppo anch'io, vorrei, se vi fa piacere. Noi abbiamo sempre enorme piacere a collaborare e a lavorare insieme Pulizia. alle persone che sono interessate veramente alla pulizia di questo paese e al rilancio di questo paese. Questa è come si presenta lo Schiacriello oggi, dove la gente viene a fare il bagno e poi lascia l'immondizia. E poi ritorno un'altra volta, il giorno dopo. Per lasciare altra immondizia ancora. Sono venuto alla barca proprio perché ci stanno i bustoni, li pescano con la mia barca, assieme a te. Persino i buchi negli scogli No, sono. questa è una piscina. È una piscina. Sì, questa è una piscina dell'acqua vecchia, d'epoca. D'epoca. Anche questa è utilizzata come piccola discarica. La buttano la gente che viene a fare i bagni qua. Quindi lei ci diceva che già ha effettuato delle Sì, operazioni di all'inizio, pulizia sì. dall'inizio Sempre dell'anno, all'inizio, solo e sì. Solo io. ultimamente cosa ha Qua abbiamo. portato via? È tutto busto di immondizia, Ma mi diceva anche niente, qualche altra cosa, oltre. polisteroli, bidoni che arrivavano a terra, sulle mareggiate, si radunavano tutto qua a terra. E all'inizio ho sempre fatto questa pulizia, ma sono solo, non posso fare una volta, non posso fare sempre. Poi Capiamo. la gente che viene da fuori, che è incivile. Volevo domandarle anche un'altra cosa, vedo che è stata stesa una cima per non Sì, far per non far transitare. entrare le barche perché è pericolante. Pericolante il costone e più ci sono dei bidoni vecchi arrugginiti nell'acqua che si dovrebbero togliere. Quindi è stata la Capitaneria di Porto che ha avuto questa attenzione appunto di delimitare la zona, di impedire l'accesso. Però là è vietato e ci vanno sempre, per esempio, sullo scoglione. Sullo scoglione è vietato andare. Sì, è pericolante e ci vanno uguale, ci mangiano anche di montista aperta. L'hai Grazie. visto nelle frasche sopra? Come? Dentro le frasche, avete visto? No. Guardate, sono buste anche che buttano anche la Andiamo a gente. vedere, grazie. Così fanno uguali. Lei diceva che questa è tutta roba che lei ha Sì. raccolto e che Ho in qua tolto da mare, sì. ha tolto da mare. Ha raccolto da mare. Perché anche i miei bambini fanno il bagno qua, quindi è rischioso, tutti i bambini che si fanno il bagno, non solo i miei. E quindi questa è tutta roba che poi deve essere eliminata, deve andare Se in mi danno una discarica. mano, Sì. da solo non ce la posso fare. O sto sulla barca o sto qua a salire la roba. Ok, grazie. Prego. La gente ci va. Quindi lei diceva che anche se qui è interdetta la zona perché c'è una frana in corso, purtroppo i bagnanti vengono, Sì. non osservano Ho assolutamente il divieto. aperto un'entrata. Ma che si mette Ma corretta, i sei giardinieri e le tu? grosse? Una pala oppure una pala? Della di bordo. A Berlino sì. A Berlino, ero incasticato. Sì, è stata a Berlino. Ah, guarda, ti posso assicurare, io l'ho vissuta per un po' a Berlino. Bella, eh?
Dicono che sia proprio la città giovanile. Guarda, allora, per eccellenza una cosa, vabbè, io sono particolarmente, infatti la settimana prossima parte di Torino, no, che è la terza volta di Torino. A Berlino? No, io sono in Olanda. Innamorato dell'Olanda. Verde. Perché Berlino sì, è una bellissima città, però... Attenzione. Però? Tre quarti d'ora. Non sta del cibo. No, però Berlino ha... Mettiamo un po' più sopra, mettiamo un poco tutte. Apri i bavoli uno di noi, anche questa signora qui e il signore lì, che sono stati molto gentili ad aiutarci stamattina. E c'è anche Rosy ovviamente, che dà una contribution nel far passo. Se stai filmando? Se stai filmando? Devi andare al comune a prendere i mezzi. Tutti a me ne stai presenti, noi domani che stanno a festi cantando, vogliamo prendere le fine per la vita. C'è la sparaggina qua, vedi? Stai vedendo la tristina, almeno me la vedi.